Buongiorno ragazzi, ben arrivati. Allora, per questo momento di lezione in asincrono, vi devo chiedere di procurarvi il vostro libro di grammatica italiana. Non quello quindi di latino, ma appunto il buon uso dell'italiano, quello che ha questa copertina, ok? Che da me si è staccato. Perfetto. Allora, oggi facciamo una lezione, come dire, un pochino particolare, nel senso che andremo a vedere una serie di cose che voi già in teoria dovreste sapere, però che è opportuno in quest'oretta andare come dire, andare a ricollocare e andare a focalizzare un po' meglio, perché per la prossima lezione partiremo finalmente con il verbo fero e a quel punto non ci fermiamo più, va bene? Continuiamo per tutto il percorso che riusciamo a fare, riusciremo a fare, speriamo, un buon percorso. Stante anche i limiti con cui purtroppo ci dobbiamo confrontare rispetto a tutta una serie di dinamiche, dinamiche didattiche. Allora, vi chiedo quindi dal libro questo, Il buon uso dell'italiano volume A, di andare alla parte del verbo. Un attimino che vi indico, me l'ero segnato, però mi è scappato il foglietto, che ecco qua, pagina 206, va bene? Pagina 206. Stavo scrivendo, però non so se quando si scrive compare anche la chat sulla registrazione. Allora, pagina 206. Quindi facciamo questa operazione di recupero di nozioni, va bene? A vostro totale uso e a vostro totale beneficio. Ok? Questo sia chiaro. Allora, ragazzi, prendete pagina 206. Come vedete, alle pagine 206-207 abbiamo una mappa concettuale. Questa mappa concettuale fa una vera e propria disamina. E sintesi di quella che è la teoria del verbo, certo, in maniera per forza grossolana, come tutte le sintesi, va bene? Ma noi la raffinatezza ce la dobbiamo tenere per il latino che ne richiede di più. Bene, la raffinatezza la dobbiamo concentrare là. E la raffinatezza che si concentra sul latino in automatico si trasferisce sull'italiano e anche sulle altre lingue straniere che voi studiate, per tante ragioni che adesso non approfondiamo. Allora, vediamo questa benedetta mappa concettuale e vediamo, cominciamo da pagina 206, vediamo in alto, leggo io per ovvi motivi, il primo nucleo, l'argomento centrale è il verbo, appunto, il verbo dal latino verbum, parola. Bene, allora io adesso metto in presentazione in modo tale, e poi vado levando e mettendo nella stanza di non confondermi, ecco qua, modifica. Layout in evidenza, benissimo. E allora, cosa stiamo andando a vedere concretamente? Concretamente stiamo andando a vedere che c'è una parola latina che è importantissima e che è appunto verbum.
che corrisponde anche da un punto di vista filosofico al greco logos, oppure quantomeno quando il termine logos deve essere o doveva essere tradotto in latino, si utilizzava il termine verbum. Va bene? Ora, verbum, voi sapete, probabilmente sapete per un discorso, se non altro, di cultura generale, se non altro, voi dovreste sapere che, anzi ve lo faccio vedere, ecco qua, che il, allora mettiamo Vatican, no? Allora, vatican.va, perché è impossibile raggiungere il sito? Ah, cambiamo. Allora, Sacra Bibbia, facciamo così. Vatican va, vai a capire il perché. Se noi andiamo a prendere, se noi andiamo a prendere il Nuovo Testamento, andiamo a prendere il Vangelo secondo Giovanni, cosa troviamo nel capitolo 1? Troviamo a volte questa traduzione che adesso io vi faccio vedere. Questo è il famosissimo, celeberrimo prologo del Vangelo di San Giovanni, che di solito tutti conoscono in questa forma. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Il Verbo a cui si fa riferimento è la persona trinitaria che dai cristiani di qualsiasi confessione, cattolica, ortodossa, protestante, pentecostale, eccetera, eccetera, viene riconosciuta nella formula e nel titolo di figlio, ok? Cioè Yeshua, quello che era Yeshua di Nazareth, ossia Gesù. Un concetto simile di verbo in realtà c'è in tantissime religioni, una delle quali appunto è l'Islam, dove però attenzione, il verbum non è Maometto, il profeta Muhammad, ma è il Quran, il Corano, ok? Per ragioni che vi spiegherò quando studieremo l'Islam e la sua diffusione in storia, ok? Una parte importantissima di storia questa, ve lo spiegherò lì però. Allora, in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Quindi questo verbo è un principio divino, già che nel cristianesimo Gesù Cristo è, ha il titolo di figlio di Dio ed è Dio egli stesso. Ed è un principio creatore, infatti che cosa dice? Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Vabbè, ci fermiamo qua. In altre traduzioni, invece, perché sicuramente, sicuramente saprete che il Vangelo di San Giovanni non è stato scritto in aramaico, la lingua che si parlava in Palestina al tempo di Gesù, ma è stato scritto in greco. Quindi, nell'edizione greca, voi non trovate verbum, ma trovate logos. E talora, nelle traduzioni, per esempio, mi pare che gli evangelici fanno così nella loro celebre Bibbia del Diodati, mi pare che viene tradotto in questo modo, viene detto in principio era il logos. Va bene? Allora, logos e verbo sono in questo senso la stessa cosa, ok? Va bene. Anche quello che interessa è che verbum è una parola latina, fa parte della seconda declinazione ed è un termine neutro, va bene? È un termine neutro.
È un neutro della seconda declinazione. Ci siamo. Pertanto la sua declinazione sarà questa. Verbum, verbi, verbo, verbum, verbum, verbo, plurale, verba, verborum. La dico in restituta, scusatemi. Verba, verborum, verbis, verbos, verba, scusatemi, è neutro, verba, quindi verba e poi verbis. Quindi, ripetiamolo, verbum, verbi, verbo, verbum, verbum, verbo. Verbum, verba, scusate, verborum, verbis, verba, verba, verbis. Ok? Perfetto. E qual è la sua traduzione? La sua traduzione è questa. Parola. Va bene? Quindi verbum significa parola. Perché in lingua italiana, ma dire anche la verità, in latino, il termine verbum viene adoperato per indicare queste strane forme tipo amare, lodare, eccetera, eccetera? Perché quelli che noi chiamiamo verbi, che sono una parte del discorso, sono la parte più importante del discorso in assoluto. Tant'è vero che noi possiamo esprimere cose compiute anche non solo mettendoci comunque il verbo, ma anche semplicemente esprimendoci mediante verbo. Mangia, studia, va bene? Questo ci siamo. C'è un soggetto sottinteso comunque. Tu mangia, tu studia. Ma addirittura abbiamo la possibilità di costruire verbi impersonalmente, quindi senza bisogno di esprimere il soggetto, si narra che, si dice che, e ancora, addirittura esistono dei verbi che indicano oggetti compiutissimi in sé per sé. Per esempio i verbi cosiddetti meteorologici, ossia piove, nevica, tramonta, anzi tramonta veramente no, aldeggia, questo sì, grandina, ci siamo? Benissimo. Allora, torniamo alla nostra lettura. Riprendiamo quindi da pagina 206. Il verbo, dal latino verbum, parola, è la parte variabile del discorso che indica e colloca nel tempo un'azione, uno stato, un modo di essere, un evento. Ci siamo? Il verbo non indica l'azione, non esprime un'azione. Può esprimere un'azione, io mangio, può esprimere una condizione, io dormo, può esprimere un modo di essere, io gioisco, può esprimere un evento. C'è stato un concerto. Ok? Allora, andiamo a sinistra. In relazione al genere, il verbo può essere intransitivo oppure transitivo. Allora, vediamo il verbo intransitivo. Il verbo intransitivo è tale perché? Perché l'azione non può, ve l'ho spiegato miliardi di volte, non può transitare su un complemento diretto, cioè non è il complemento oggetto. For example, io viaggio per tutta l'Europa. Non è che io viaggio l'Europa, io viaggio Francia. Ci siamo? Cadere. Io cado dal tetto. Io cado sul letto. Ci siamo? Ok, non è io cado il tetto, io cado il letto. Ci siamo? Ok. I verbi intransitivi, come vediamo, come sappiamo, perché ve l'ho fatto uscire dalle orecchie veramente, può essere solo attivo. Va bene? Qui per semplificare vi dice l'azione è compiuta dal soggetto.
Io ho spiegato mille volte che sarebbe più scientifico, anche più corretto, dire nei verbi attivi il soggetto è protagonista attivo, protagonista del concetto espresso dal verbo. Comunque, didatticamente, per un discorso di memorizzazione, ci può stare, va bene, lo accettiamo, dire che l'azione è compiuta dal soggetto. Io viaggio e gli guarda. In realtà, io dormo, per esempio, dormo non è un'azione. Io ho i capelli rossi, non è un'azione. Benissimo, ricordatevi, ve lo dico velocissimamente, ricordatevi che attivo viene da ago, agis, egi, actum, agere, che vuol dire agire, da cui per esempio agente immobiliare, agente di polizia e così via. Da actum, questo qua, supino viene actor, che significa attore, cioè colui che agisce, ma anche activus, va bene? Cioè che agisce. Bene, continuiamo la lettura e vediamo appunto transitivo. Il genere può essere in transitivo, l'abbiamo visto. Può essere transitivo, e nel caso in cui sia transitivo, l'azione transita sul complemento oggetto, può transitare sul complemento oggetto, guardare, amare. Allora, attenzione però, rispetto alla forma, mentre, come abbiamo appena finito di rivedere, il verbo intransitivo può essere solo di forma attiva, il verbo transitivo può avere tre forme. Una è quella attiva, una è quella passiva e una è quella riflessiva. Ci siamo? Ok? Quindi, vediamo. E qui c'è una certa differenza con il latino. Vediamo un poco. Allora, bene. Perfetto. Mettiamolo così. Allora, seguitemi bene. Attivo l'abbiamo visto. Passivo. Quindi attivo, per esempio, certamente ci mancherebbe, Luca mangia la mela. Mentre poi abbiamo anche il passivo. La mela è mangiata da Luca. Super, benissimo. Che cosa succede col passivo? Passivo, sì, ok, detto in termini proprio elementari e ascientifici, l'azione è subita dal soggetto. Viene dal latino. Allora, io ora ve lo leggo in restituta, poi ve lo leggo in scolastica o ecclesiastica e capite bene il senso. Allora, patior, virgola, pateris, virgola, passus, sum, virgola, pati. Ok, strano questo paradigma, vero? State tranquilli, non vi preoccupate. Allora, patior, pateris, passus, sum, pati. In restituta è patior, pateris, passus, sum, pati. Fermi un attimo, ragazzi. Intanto patior vuol dire tollerare, virgola, sopportare. Ora ditemi una cosa, ma sopportare non viene da portare sopra? Sop, portare sopra di sé.
Che cosa fa una persona che tollera? Tra l'altro viene dal verbo latino tollo, tollis, tollere, che vuol dire appunto sollevare, tollere, significa proprio questo. Allora, tollerare vuol dire portare sopra di sé qualche cosa, sopportare qualche cosa. Io ti tollero, io ti sopporto. Scusatemi, cosa fanno le persone pazienti? Tollerano, sopportano. Ora, qual è il participio presente di patior? È questo qua, guardate. Patiens. Ora, voi prendetela per buona questa cosa, tanto dalla prossima settimana facciamo la terza derivazione e questa cosa vi risulterà chiara. L'accusativo singolare della terza declinazione esce in M. Quindi all'accusativo patiens esce in questo modo, guardate, patientem. Ora utilizziamo per un attimo la pronuncia che è propria del latino ecclesiastico barra scolastico, cioè quello che si è parlato nel Medioevo e che poi ha generato l'italiano. Patior diventa patiens, che diventa pazientem, cioè paziente. Allora, il paziente chi è? Il paziente è la persona che sopporta quelli che gli rompono le scatole. Chissà quante volte siete stati pazienti voi. Come si chiama quello che va dal dottore? Paziente. Perché deve sopportare il dottore che lo visita. Ci siamo? Allora, si chiama passivo perché il soggetto porta su di sé il concetto espresso dal verbo. Detto in termini elementari, quindi porta su di sé, il soggetto porta su di sé il concetto espresso dal verbo. In termini elementari, il soggetto subisce l'azione. Ok? Vabbè, il soggetto subisce l'azione. Oltre la forma, però, dove era qua, dove l'avevo messo? Oltre la forma attiva e passiva, in italiano abbiamo anche la forma, eccola qui, riflessiva, che esiste anche in latino, però ha delle modalità che sono molto diverse. Voi sapete che il verbo è di forma riflessiva quando il concetto espresso dal verbo ritorna sul soggetto. In termini elementari, quando l'azione compiuta dal soggetto ricade, ricade sul soggetto stesso. Poi concretamente, nel verbo riflessivo il soggetto e il complemento oggetto devono coincidere. For example, guardate, Luca si lava. Sappiamo che Luca si lava corrisponde a dire Luca lava se stesso. Ci siamo, bimbi? Perché questo sì è una particella pronominale, è una particella pronominale atona che sciolta diventa se. Ok? Se. Per semplificare, io vi dico mettete se stesso. Vi ricordo, prima che a qualcuno viene un colpo di sangue, allora, se noi stesso non lo mettiamo, dobbiamo scrivere se con l'accento, attenzione, come? Acuto. Piuttosto, abbassare. Nei vostri temi ve ne state fregando, molti di voi, di mettere correttamente gli accenti acuti e gli accenti gravi. D'ora in poi, per ogni accento acuto e accento grave sbagliato, è 0,25 punti in meno. Come da griglia del dipartimento. Ma non è che io sono cattivo se dico questo. Io sono uno che vuole il vostro bene. E siccome uno le cose le dice, però di qua entrano e di qua escono, ma alla fine la figura dell'ingrante non la faccio io quando vado a scrivere, okay? Allora, d'ora in poi questa regola vale.
sinceramente io le darei un punto per ogni errore di questo, perché non ci vuole niente a ricordarselo. Ma la griglia, ecco, in questo senso è generosa e leva 0,25. Vabbè, andate a vedere, ve l'ho fornita. Perché a me piace che la relazione didattica ci sia, come si dice, parresia totale, ci sia franchezza totale, onestà totale. Vabbè, per il vostro bene, perché a me alla fine tutto lavoro in più è per me, non è che... Ok. Allora, guardate bene, Luca lava se stesso. Ci siamo. Luca è il soggetto, lava è il predicato verbale, se stesso è il complemento oggetto. E come potete vedere, Luca, che è il soggetto, è se stesso chi è? Sempre Luca. Quindi, soggetto e complemento oggetto coincidono. Ma cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che possiamo avere una cosa del genere. Luca, sì. Lava le mani. Allora, ragazzi buoni, ragazzi belli e buoni, che succede? In questo caso abbiamo un mentre qui abbiamo la forma riflessiva propria, ve lo scrivo qua e ve lo scrivo in rosso, riflessiva propria, invece qui abbiamo la riflessiva impropria, la direzione propria, oppure se preferite apparente. Va bene? Allora, ecco, rosso e leva il giallo. Perfetto. Luca si lava le mani. In realtà questo cosa significa? Luca lava. Aspettate, aspettate. Luca lava le mani a se stesso. Va bene, siccome vado a capo, ve lo riduco così. Luca lava le mani a sé, quindi alt. Luca, soggetto, lava, predicato verbale. Chi che cosa? Le mani, complemento oggetto, a chi, a che cosa, complemento di termine. Allora, in questo caso, sì, è la particella pronominale atona, con valore di complemento di termine. Adesso super veloci, vediamo quest'altra cosa. Luca è Luigi, si stringono la mano. Bene. Allora, in questo caso, con che cosa ci confrontiamo? Con il riflessivo apparente reciproco. Quindi, riflessivo apparente reciproco. Un po' come se si fosse allo specchio. Perché? Perché in questo caso, a che cosa equivale questo? A Luca e Luigi stringono la mano l'uno all'altro. Quindi questo sì, particella pronominale, è una cosa stranissima, eh? E viene a significare l'uno all'altro. È più un complemento di modo, da un punto di vista logico, se vogliamo. Ok, torniamo cortesemente, ragazzi. È venuto un collasso e non sono in presentazione. Torniamo alla presentation. Ok, quindi transitivo l'azione, pagina 206. Transitivo l'azione può transitare su un complemento oggetto guardare mare. Il transitivo può essere attivo, passivo o riflessivo come forma. Il riflessivo a sua volta si suddivide in proprio, apparente e reciproco, e ve l'ho spiegato. Attenzione, poi c'è la forma pronominale, per esempio, io mi vergogno. Vergognarsi, questo sì, io mi vergogno, egli si vergogna,
Cosa significa? Egli vergogna se stesso? No, nel caso degli intransitivi pronominali, la particella pronominale fa parte del verbo. Qua vi dice ci siamo ricordati, voce del verbo ricordarsi. Scusatemi, ci siamo ricordati significa forse siamo ricordati noi stessi. Quel ci fa parte del verbo. In questo caso si chiamano intransitivi pronominali, impersonali. Non ha un soggetto determinato. Va bene, questo ve l'avevo detto poco fa nella breve introduzione, quindi possiamo andare avanti. Pagina 207. In relazione alla struttura, il verbo si compone di radice, variabile, lo sapete benissimo, vocale tema, segnala, è un morfema. Ma cos'è? L'unità linguistica minima dotata di significato. Ricordatevi, il fonema è l'unità linguistica minima distintiva, cane pane, non dotata di significato. Non vuol dire niente. Invece il morfema è l'unità linguistica minima, non distintiva, ovviamente, dotata di significato. In questo caso, il morfema tematico della vocale tematica cosa ci indica l'appartenenza alla coniugazione. Questo vale sia in latino, sia in italiano, scusate, Michele, tutto quello che abbiamo detto finora è uguale. Poi la desinenza, che è un altro morfema che ci indica il tempo. Semplice o composto, il modo finito o indefinito, la persona e il numero. Allora, i tempi semplici e composti in italiano, in latino, i tempi quali sono, ragazzi? I tempi sono dell'attivo, sono tutti semplici. Poi, in relazione alla funzione, si distinguono verbi predicativi, copulativi, di servizio. Predicativi, come per esempio il verbo essere. Luigi è bello, è copula. Scusatemi, predicativo, cioè per esempio, copulativi erano quelli. Quindi predicativi, per esempio, io mangio, significato pieno. Di servizio sono gli ausiliari, i servili e i fraseologici. Gli ausiliari servono a formare tempi composti. I servili, potere, dovere e volere, che comunque rispetto a qualche lezione, in latino, volo male nolo, fraseologici, che vi ho detto, sono quelli che ci indicano l'aspetto. Sto per, comincio a, finisco di. Andatevela a riguardare, adesso non c'è più tempo perché io ve lo spieghi, perché vi devo far vedere un'altra cosa. I causativi non ve li ho mai spiegati, ma per il momento non mi interessa spiegarveli. Invece, mi interessa andare a vedere un'altra cosa, quindi vi rimetto in presentazione. Eccoci qua. Fantastico, non sto sbagliando con le presentazioni, oggi è stupendo. Ecco la presentazione, questo lo possiamo togliere e andiamo a. Yes, e andiamo a. Scuola in quarantena, ecco. Seconda F e prima F, benissimo. Allora, ragazzi, a questo punto io vi devo chiedere questo impegno, assolutamente. E qual è questo impegno? L'impegno è quello. Uno, di imparare benissimo i verbi, due, quello di farvi interpretare. Allora, per il momento, spero per il minor tempo possibile, ci limitiamo all'indicativo.
mi sta bene, ma quello che voglio è che adesso impariate per bene i paradigmi e i verbi passivi. Allora, allarghiamo un attimo questo e mettiamo così. Potete allargare anche voi, eh? Guardate, abbiamo il verbo, questa è la prima coniugazione. Sapete che nelle bellissime fotocopie che vi ho mandato, perché questo libro è stupendo, il Tantucci, il Vittorio Tantucci, a sinistra avete la forma attiva, a destra avete la forma passiva. Vedete qua che ho fotocopiato meglio. Allora, per quelli che dicono, ah, prof, ma è in verticale. Se vedete, c'è questa un meno, un più e questa freccetta così. Se voi fate così, ve lo gira. Posto che ce l'ho in verticale, te lo stampi. E ce l'hai come vuoi tu, anche obliquo. Ok. Vedete, seconda coniugazione attiva, seconda coniugazione passiva, mentre qui è prima coniugazione attiva e passiva. Allora, guardate. Laudo. Laudas, laudat, laudamus, laudatis, laudant è la prima coniugazione attiva, modo indicativo tempo presente. Guardate qui, ragazzi. Laudor, laudaris, laudatur, laudamur, laudamini, perché vedete che il mi è breve, laudamini, laudan. Ok, vediamo la seconda coniugazione. Ecco qua. Attivo. Monet, 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 passivo. Ecco qua. Guardate bene. Moneor, moneris, monetur, monemur. Monemini, monentur. Ci siamo, ragazzi? Guardate qui. Allora, mettiamo in colonna. Mettiamo in colonna. Anzi, se facciamo colonna, mettiamo quattro. Colonna, 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 mi sono perso, formato, ecco qua, formato, colonna, e ne mettiamo quattro. Ok, allora, guardate bene, ragazzi. Laudor, laudaris, laudatur. Laudamur, laudamini, laudantur. Adesso andiamo alla seconda coniugazione. Moneor, moneris, monetur, monemur, monemini. Monentur. Ora, ricordatevi voi che avete sempre la possibilità, di andarvi a guardare lo schemino. Va bene? Ci siamo? Vedete qua? Attenzione qua, c'è una differenza rispetto a legge, legitur, legimur, legimini, leguntur. Allora, andiamo a vedere. Scriviamolo. Qua. Legor. Allora, facciamo una cosa. Facciamo questa cosa qua, mi rimangono quanti minuti, aspetta. 4 minuti. Allora, seguite qua, perché poi devo andare subito in classe a fare lezione. Inserisci. E ne facciamo una cosa bella. Così ve la faccio notare benissimo, se fossimo. Ecco qua. Vai.
No, ecco cosa devo fare, scusate. Dunque, copia, copia, benissimo. Ecco qua, incolla. 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 Ecco qua. Ora andiamo a Moneor, eh? Moneor, Moneris, inserisci. Benissimo. Con la E lunga, Moneris, va bene? Ok, fai così. Ma perché? Mamma mia. Allora. Va bene, ecco qua. Copia. Guardate un poco. Incolla. Monetur, Monemur, Monemini, Monentur. Benissimo. Ora guardate qui, ragazzi. Legor, alt, com'era la grammatica, è breve, barra i breve. E allora facciamo in questo modo. È breve, inserisci. Legor, legeris. Legitur, barra i, vi ricordate? Inserisci, quindi il breve, vai, legitur, eccolo qui, va bene? Ci siamo ragazzi? Ok, poi dov'era? Qua. Legimur. Vedere fatta a penna è tutto più veloce. Legimur, legimini, legimini, infine guardate qui, leguntur. Ci siamo? Allora. Dunque, stiamo mo e poi vediamo, vediamo l'ultimo, vediamo l'ultimo. Andiamo a Audior. Audior, Audior. Audiris. Lunga, ecco, inserisci. Audiris. Auditur. Audimur, Audimini, Audiuntur. Allora, ecco qua, vai, copia, incolla, incolla. Dunque, ragazzi, ricominciamo dalla prima. Laudor. Laudaris, laudatur, laudamur, laudamini. Ok? Qui la I è breve. Vedete? Ecco qui, la I è breve ed è per questo motivo che l'accento tonico cade sulla A in questo caso. Va bene? Laudantur, leggiamo questo. Moneor, moneris, monetur, mo. Emur. Monemini, monemini, ok, e anche qui abbiamo la I breve, eccola qui. Momentur, qui non c'è bisogno di segnarla perché nen è chiusa, quindi lunga. Legor, legeris. Ragazzi, se la penultima sillaba è breve, l'accento tonico cade sulla terz'ultima. Legitur, se la penultima sillaba è breve, l'accento tonico cade sulla terz'ultima. Legimur, se la penultima sillaba cade sulla terz'ultima. Legimini, qui, come vedete anche negli altri casi, mi è breve, quindi l'accento tonico deve cadere per forza su ghi. Invece leguntur, gun, è una sillaba chiusa, quindi è per forza lunga. E qui, audimini, vale la stessa cosa. Io ho concluso il mio tempo, vi dico solo questo.
Guardate qua, ragazzi. Or. Ris. Tur. E poi mur. Mini. Ntur. Il che vuol dire quindi che le desinenze sono sempre uguali. Ci siamo? Allora dovete imparare a memoria non solo il paradigma che già dovreste sapere come la ma io poi vi chiedo sempre del modo indicativo della prima, seconda, terza e quarta coniugazione attiva, ma è del verbo sum e del verbo possum, ma per il momento dovete imparare il modo indicativo passivo della prima, della seconda, della terza e della quarta coniugazione passiva. In più, questo ve lo fate da soli perché è molto facile, è un argomento dell'anno scorso. Vi andate a rivedere l'articolo, le forme dell'articolo, va bene? L'articolo determinativo. Io quello che posso fare è che vi mando magari uno schemino sull'articolo. Questo lo posso fare. Va bene, ragazzi, vi voglio bene. Ci vediamo tomorrow. See you later. See you tomorrow. O come dicono in Kiswahili, tuta onana kesho. Ci vediamo domani. Bye bye.